Ciao e benvenuto a Top of the World. Io sono Fox e in questo video scopriremo insieme i 10 migliori giochi da tavolo per vendite su DungeonDice.it e nei negozi Dungeon Store del periodo che è andato dal 23 al 29 settembre 2021. Prima di iniziare però ti ricordo che iscriversi al canale è gratuito e ti permetterà di restare sempre aggiornato su tutti i contenuti di DungeonCast TV. Ora però andiamo a esplorare insieme la classifica, come sempre dopo la sigla! In decima posizione c'è Orchard, solitario di Gaton Games, che con qualche carta e una manciata di dadi riuscirà a tenerti incollato al tavolo partita dopo partita. Il setup è velocissimo e le regole molto semplici. Dovrai infatti sovrapporre gli alberi presenti sulle carte in modo che quelli dello stesso tipo siano posizionati l'uno sull'altro. In questo modo aumenterai la quantità di frutta che produrranno e di conseguenza i punti che guadagnerai. Il senso di sfida è altissimo e alla fine di ogni partita rimane sempre la voglia di farne un'altra, come quando si mangiano le ciliegie, anche grazie al fatto che ogni partita non dura mai più di una decina di minuti. Inoltre, con una copia a testa, puoi sfidare chi vuoi in avvincenti sfide all'ultimo frutto. Il nono posto è occupato da Borgo Parmigiano, gioco per 2-4 giocatori di Red Globe. In Borgo Parmigiano dovrai riuscire a spingere gli altri topi nelle trappole e a raffare il formaggio. I tetti del borgo sono un'ottima strada per raggiungere le dispense cariche di gustosi formaggi, ma nascondono anche tante trappole e topi avversari pronti a soffiarti via il bottino da sotto il naso. Si gioca su un tabellone 3D, sotto cui potrai far scorrere le tessere avvicinando i formaggi ai tuoi topolini e facendo cadere nei trabocchetti i topi avversari. Un gioco bello da vedere e semplice da giocare, perfetto per le partite in famiglia anche con i più piccoli, ma che nasconde una profondità che saprà soddisfare anche i più grandi. Riuscirai a raccogliere i formaggi che ti garantiranno la vittoria? In ottava posizione troviamo l'edizione deluxe di Twilight Struggle, edita da Asmodee Italia. Twilight Struggle è un gioco per 2 giocatori, in cui ti troverai catapultato nei 45 anni di intrighi, prestigio e guerriglie occasionali della guerra fredda tra Unione Sovietica e Stati Uniti. Nei panni ognuno di una di queste due superpotenze, i giocatori ripercorreranno quei decenni attraverso l'uso di carte che rappresentano gli eventi realmente accaduti, cercando magari di ribaltare le sorti della storia. Si tratta di un gioco tanto bello quanto impegnativo, che richiede più di qualche partita per essere pienamente apprezzato, ma che sa regalare un'esperienza unica nel rivivere un pezzo importante e drammatico della storia moderna dell'umanità. Al settimo posto c'è Harry Potter Hogwarts Battle di Asmodee Italia, cooperativo per 2-4 giocatori che ti porta nelle atmosfere della scuola di magia più famosa al mondo, nei panni di alcuni degli studenti più iconici della saga. Dovrai collaborare con gli altri giocatori per far fronte alla minaccia dei Mangiamorte, nell'epica battaglia finale per la difesa della scuola. Il gioco si basa sulla meccanica del deck building e ogni studente ha un set di carte diverso che nel corso delle partite andrai a migliorare per incrementare le tue possibilità di sopravvivenza e soprattutto di vittoria. Un gioco che riesce a soddisfare sia gli amanti della saga del maghetto più famoso al mondo, sia gli amanti della meccanica del deck building. A occupare la sesta posizione c'è Fairy Tail Inn di Asmodee Italia. Si tratta di una sfida per 2 giocatori con lo scopo di guadagnare più monete possibile, facendo accomodare i personaggi di alcune delle fiabe più conosciute nelle stanze della locanda, in modo da accontentare le loro richieste e renderli così più inclini a ricoprirti di monete d'oro per il servizio. La locanda è rappresentata in 3D attraverso un supporto simile a quello del Forza 4, in cui dovrai inserire le tessere dei vari personaggi, stando attento, per esempio, a mettere i 3 porcellini in stanze vicine, oppure Cappuccetto Rosso lontana dal lupo cattivo. Ogni personaggio avrà infatti le sue specifiche richieste e starà a te riuscire a rendere perfetto il loro soggiorno alla Fairy Tail Inn. Il quinto posto è occupato da Concordia, gioco per 2-5 giocatori di Cranio Creations. In Concordia guiderai una famiglia romana sulla via della gloria e della ricchezza.
I coloni sono inviati da Roma verso le città che producono risorse, come cibo, vino, mattoni, utensili e stoffa, che ti saranno utili per espandere il tuo dominio sul territorio. Si tratta di un gioco di strategia che richiede una pianificazione molto accurata delle azioni da compiere, vista la forte interazione tra i giocatori sul tabellone. Ogni partita è diversa dalla precedente, grazie sia alla sequenza casuale delle carte in vendita che alla struttura modulare delle città. Il tabellone inoltre include due mappe diverse da utilizzare in base al numero di giocatori. Su un lato avrai a disposizione l'intero Impero Romano, con 30 città, mentre sull'altro è presente una mappa ridotta dell'Italia romana con solo 25 città. Concordia è uno dei giochi da tavolo moderni più famosi e apprezzati dai giocatori di tutto il mondo, con regole semplici ma una profondità grande come l'Impero Romano. In quarta posizione troviamo Picchiatello, conosciuto ai più come Gino Pilotino, gioco di destrezza per 2-4 giocatori di Cranio Creations. Picchiatello ha deciso di eseguire un volo acrobatico proprio sopra il tuo pollaio e con il suo aereo compie evoluzioni, giri della morte, voli rovesciati e naturalmente improvvise picchiate che possono far scappare le galline. Per evitare il peggio hai a disposizione solo una piccola leva con la quale deviare la traiettoria dell'aereo. Picchiatello è un sorprendente gioco d'azione che, come hanno dimostrato anni e anni di gioco, non piacerà solo ai bambini. Non ci credi? Prova a fare anche solo una partita e non potrai più farne a meno. Il gradino più basso del podio lo occupa Glow di Play a Game Edizioni, gioco per 2-4 giocatori ambientato in un mondo in cui la luce purtroppo è svanita misteriosamente. I suoi abitanti non riescono più a riconoscere il verde degli alberi o la sagoma dei vulcani. Tutto è avvolto da un silenzio assordante. L'unico modo per dissipare questa oscurità e ridare al mondo i colori è quello di recuperare i preziosi lampi di luce. Come intrepido avventuriero ti sei addestrato una vita intera per padroneggiare il potere degli elementi e nel corso degli 8 giorni che compongono la partita formerai gradualmente la tua compagnia, reclutando 8 personaggi che con i loro effetti legati agli elementi e attivati con il risultato dei tuoi dadi ti faranno guadagnare lampi di luce. Avanza nel viaggio alla ricerca dei villaggi illuminati e raccogli più lampi di luce dei tuoi avversari, perché solo il giocatore che ne raccoglierà il maggior numero dissiperà l'oscurità e aggiungerà il proprio nome negli antichi testi. Sarai tu? Seconda posizione per Project L, gioco per 1-4 giocatori di Asmodee Italia, nel quale per vincere dovrai costruire pezzi, sviluppare un motore di gioco e perfezionare la tua strategia. Il cuore del gioco sta nell'usare i tuoi pezzi per completare le forme presenti sulle carte. All'inizio della partita avrai solo 2 pezzi basici e avrai 3 azioni ogni turno per riuscire a imbastire una strategia che ti permette di accedere a pezzi sempre più complessi, che ti permetteranno a loro volta di completare anche le figure più complesse sulle carte. Non lasciarti ingannare dalle meccaniche semplici. Project L può essere un vero e proprio spaccacervelli, quando ti ritroverai a dover gestire al meglio pezzi delle forme più disparate per completare gli obiettivi più avanzati e quindi più remunerativi. La semplicità lo rende giocabile con chiunque e la profondità lo farà apprezzare anche ai giocatori più smaliziati. Riuscirai a battere i tuoi avversari? Il campione di vendite della settimana è Munchkin Dungeon, gioco per 2-5 giocatori di Asmodee Italia, che porta sul tavolo una perfetta avventura nello stile del celebre gioco di carte, ma con una stupenda componentistica 3D. È giunto il momento di scendere nei sotterranei più folli del mondo fantasy. Il piano è semplice: scendere nel dungeon, uccidere tutto ciò che si muove al grido di PIX e ripulire tutte le stanze dai tesori, prima di uscire nuovamente fuori, possibilmente da solo e schifosamente ricco. Il punto è riuscirci. Munchkin Dungeon ti permetterà di vivere le stesse spassose situazioni di gioco che hai adorato nel mondo di Munchkin, ma a un livello successivo di complessità e divertimento. La perfetta unione tra il celebre gioco di carte Munchkin e un divertente dungeon crawler. Beh, cosa vuoi di più? PIX! E anche stavolta siamo arrivati alla fine della Top of the Board di questa settimana. Maggiori informazioni sui giochi che ho nominato in questa classifica puoi trovarle cliccando sui link in descrizione che ti porteranno direttamente alla scheda prodotto su dungeondice.it.
Prima di salutarti però ti ricordo che puoi seguirci anche su Twitch, sul canale Dungeoncast TV, dove potrai vedere tutti i nostri contenuti in diretta e partecipare a fantastiche iniziative. Buon fine settimana e appuntamento a sabato prossimo con una nuova Top of the Board.